Il governo sblocchi i trasferimenti ai comuni. È quel che chiede il sindaco di Pescara, Carlo Masci, unitamente agli altri sindaci abruzzesi. Mentre i comuni nell'ultimo periodo non sono riusciti a fare cassa, a causa per esempio dello slittamento di alcune imposte, Masci sostiene che la liquidità promessa nel DL rilancio, seppur arrivasse presto, rischia di essere comunque insufficiente. I comuni oggi oggettivamente sono in grande difficoltà perché non hanno incassato nulla rispetto alle tasse comunali e quindi dopo aver attraversato una crisi sanitaria e dopo aver vissuto una crisi economica rischiamo una crisi sociale perché i comuni non potranno erogare i servizi che erogavano ed erogano per la cittadinanza. Quindi è importante che ci siano contributi massicci per i comuni affinché il mancato introito per le tasse comunali possa essere sopperito dalla liquidità che può arrivare dallo Stato. Solo così si possono risolvere i problemi. Nel decreto rilancio ci sono 3 miliardi per i comuni, sono assolutamente insufficienti perché servirebbero almeno 8 miliardi. Questa è la cifra che è stata richiesta dall'ANCI e questa è la cifra che è stata portata con diversi emendamenti che io mi auguro possano essere approvati, perché oggi i comuni hanno delle carenze di liquidità che portano ad anticipazioni di cassa notevole. Il comune di Pescara al 30 giugno avrà un'anticipazione di cassa di oltre 30 milioni di euro. Quindi fino ad oggi possiamo dire che quelle misure volte al sostegno di attività e famiglie sono tutte a carico del comune. Il comune è intervenuto, ma è intervenuto facendo anticipazione di cassa perché le risorse non sono entrate, quindi io mi auguro che queste risorse dallo Stato arrivino, ma non parlo per il Comune di Pescara, io parlo a nome di tutti i comuni italiani, in particolare di quelli abruzzesi.